23esima giornata, decima di ritorno del campionato di Serie A Gold di fronte al Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti, le formazioni del Campus Italia, della Banca Popolare e Fondi. Gara importante per la classifica, soprattutto per il Fondi che attualmente occupa la quintultima posizione, ma considerando che il Campus, che è penultimo, non fa classifica e che le ultime quattro posizioni portano ai playout, è chiaro che per la formazione del Fondi la gara contro il Campus riveste un'importanza rilevante, considerando che deve cercare di riconquistare punti per uscire fuori dalla zona play out, e considerando che la squadra più vicina in classifica sopra il Fondi è l'Albatro, che ha soltanto 3 punti in più in classifica, 15 contro 12, è chiaro che i punti importanti per cercare di uscire fuori dalla zona play out il Fondi li deve cominciare a conquistare in partite come queste contro il Campus. Un Campus che però ha dimostrato in questo campionato di non essere mai domo, di essere una formazione combattiva che ha sempre voglia di conquistare punti anche contro avversari più quotati, più esperti, più forti, e proverà anche questa sera contro il Fondi a cercare di conquistare una vittoria che oramai manca da un girone intero, considerando che l'ultima vittoria in campionato, il Campus, l'ultima e l'unica vittoria in campionato l'ha ottenuta all'11esima giornata del girone di andata, quando batté proprio la formazione vinse insomma in casa qui al Campus Italia contro il Rubiera per l'esattezza per 32-23, l'unica vittoria. Poi ha conquistato anche 3 pari in questa stagione il Campus, che in classifica ha 5 punti. Vi passo subito a leggere le formazioni delle due squadre, ricordando anche i due direttori di gara, che sono i signori Dionisi e Maccarone. Per quanto riguarda il Campus Italia sono a disposizione i seguenti giocatori: 3 portieri con la maglia numero 1 Albanesi, 16 Scarcelli e 96 Luminati, poi il numero 6 De Ruvo, 7 Cioni, 9 Zanon, 10 Battaglia, 11 Dello Vicario, 13 De Angelis, 14 Fragnito, 17 Andreotta, 18 Vierer, 19 Didone, 22 Gian Bartolomei, 23 Manolovic, 69 Rossi. In panchina il duo tecnico composto da Riccardo Trillini, che è anche il direttore tecnico un po' di tutte le nazionali italiane maschili e quindi anche di questa formazione creata dalla federazione del Campus Italia, e Pasquale Maione. Veniamo anche alla formazione laziale del Fondi, che ha a disposizione i seguenti giocatori: 2 portieri con la maglia numero 16 l'argentino Facundo Garcia e con la maglia numero 30 Trani, poi gli altri giocatori a disposizione con la maglia numero 5 Panza, 7 Miceli, 10 l'italo argentino Federico Vanoli, 11 Muccitelli, 14 l'altro italo argentino Thomas Canete, che tra l'altro è il capocannoniere della campionato di Serie A Gold, ha messo già in rete ben 207 palloni in questa annata. Poi troviamo con la maglia numero 19 De Luca, 27 Livoli, 29 Speranza, con la maglia numero 31 Di Fazio, 38 Arena, 46 l'italo egiziano Adel El Sabba, con la maglia numero 99 il tunisino Hamza Frai, allenatore Giacinto De Santis. Si inizia quindi a giocare con il primo possesso di palla, che è proprio per la formazione di casa del Campus Italia, che in questo avvio di gara Gian Bartolomei centrale, si scambia proprio con Zanon, che normalmente gioca proprio nel ruolo di terzino destro, l'altro esterno è Manojlovic. Sale comunque anche De Angelis dall'ala per andare a posizionarsi in doppio pivot, tiro e gol realizzato proprio da Zanon, il terzino destro, prima rete della formazione del Campus Italia ad opera del giocatore ex Cus Venezia Marco Zanon, al 70° centro nella massima serie. C'è un contatto, si riparte dai 9 metri con il possesso di palla proprio in favore della Banca Popolare Fondi, che può ripartire dall'arco tratteggiato dei 9 metri. Si riprende quindi con il possesso di palla proprio per la formazione laziale, sotto di un gol, 1-0 quindi il punteggio in favore del Campus Italia. Viene recuperata palla, ma c'è il contatto e quindi si può ripartire dai 9 metri con il Fondi in possesso di palla dall'arco tratteggiato dei 9 metri.
può manovrare quindi la formazione allenata da De Santis. C'è ancora un recupero ma inficiato da una precedente infrazione, quindi si riparte dall'arco tratteggiato ai 9 metri con il possesso di palla ancora per il Fondi, che prova a portarsi in fase di tiro, lo fa con il tiro che viene sporcato, palla che viene messa fuori, ma resta in attacco ancora la formazione laziale sul punteggio minimo di vantaggio per il Campus Italia, cioè 1-0, che è un po' il punteggio iniziale di questa sfida. Respinta alla conclusione, palla recuperata da Gian Bartolomei, che può scambiare proprio con Zanon, l'autore dell'unico gol fino ad ora, ma c'è proprio l'infrazione da parte del giocatore con la maglia numero 9 del Campus, Zanon, che si fa perdonare recuperando palla. Può ripartire Zanon, va allo scambio con De Angelis in palleggio, ancora De Angelis, trova il varco per il tiro, si fa però trovare prontissimo sulla linea di porta l'argentino Facundo Garcia, che va a respingere, quindi non cambia il risultato, si resta sull'1-0 iniziale in favore del Campus. Fase ancora un po' di studio da parte dei due team, l'unica rete realizzata da Zanon, che come abbiamo detto con questo gol arriva a quota 70 nella massima serie, tra l'altro nella classifica dei marcatori in buonissima posizione c'è Cristian Manojlovic del Campus Italia, che ha realizzato 136 reti, e il terzo nella classifica dei cannonieri della massima serie italiana, ma soprattutto è il primo italiano nella classifica dei marcatori. Poi al sesto posto c'è anche Tommaso De Angelis con 113 reti, ma è proprio Manojlovic che va a realizzare il suo primo gol in questa sfida, primo gol per Cristian Manojlovic, 137esimo con questo gol della massima serie per il giocatore fresco convocato con la nazionale senior insieme anche al compagno di squadra Tommaso De Angelis, ambedue convocati per la doppia sfida contro la Lettonia prevista il 9 marzo a Pescara e il 12 marzo a Valmiera. Il 9 marzo tra l'altro si giocherà nella vicina Pescara al Pala Giovanni Paolo II con inizio alle ore 16, e attiva già la prevendita sul sito Viva Ticket, insomma c'è la possibilità insomma di sostenere gli azzurri proprio in Abruzzo a Pescara con la nazionale italiana di Riccardo Trillini, che vorrà provare a centrare due importanti vittorie contro la Lettonia per provare ancora a sognare la qualificazione agli EHF Euro di Germania 2024, visto che si parla di fase di qualificazione proprio per questo torneo continentale. Riparte Gian Bartolomei, elevazione, tiro, palla respinta, non va la conclusione, e quindi può ripartire proprio la formazione della Banca Popolare Fondi, sotto di due reti, 2-0 il punteggio, l'apertura completamente fuori misura. Può ripartire quindi il Campus Italia con la ripresa del gioco proprio di Scarcelli per Gian Bartolomei. Zanon sfugge via il pallone, quindi può ripartire il Fondi. Parecchi errori da l'una e dall'altra parte, non a caso il punteggio appare piuttosto basso, il Fondi nei primi 4 minuti non ha segnato alcun gol, il Campus Italia ne ha realizzati 2 ed è sul 2-0 in proprio favore. Tornando indietro di un girone, nella gara di andata il Fondi si è imposto per 37-28, primo tempo 16-13 con il Campus che è stato in partita soprattutto nei primi 30 minuti di gioco, poi nel secondo tempo ha preso in largo la formazione laziana con Canete, neanche a dirlo il miglior realizzatore, 15 reti in quella partita per il Campus Italia. Il miglior realizzatore invece in quella gara è stato Tommaso De Angelis con 8 reti. Fondi in fase di attacco, palla ancora in possesso dei giocatori laziali, c'è un contatto e si riparte ancora dall'arco tratteggiato dei 9 metri, ancora non segna il Fondi dopo 5 minuti di gioco nel corso di questa prima frazione, sempre 2-0 il punteggio, lo scarico quindi ancora manovrano i giocatori, provano il sottomano, palla recuperata dall'attenta difesa del Campus, palla che resta tra le mani dei giocatori allenati dal Riccardo Trillini, che questa sera sta guidando in prima persona la squadra e in piedi davanti alla sua panchina comanderà lui i time out. Queste insomma sono le indicazioni che sono dati due tecnici, Maioni e Trillini, proprio prima di questa sfida, quindi questa sera sarà Trillini proprio a guidare la squadra direttamente. Quindi Gian Bartolomei per Manojlovic, quindi ancora Gian Bartolomei per Zanon, Gian Bartolomei, De Angelis che esce fuori dalla zona delle ali, sfugge via il pallone dalle mani di Zanon e può ripartire il Fondi, che ha la possibilità
che sfuma con questa prima conclusione, ma resta ancora in attacco, di segnare il primo gol, che non c'è, perché può ripartire in velocità il Campus Italia con De Angelis, che però è in ritardo all'impatto con la sfera, quindi non va alla conclusione. Si resta sul 2-0, che in questo momento si tramuta in un tiro di rigore in favore del Fondi. Andrà quindi dall'attacco dei 7 metri la formazione laziale, è pronto alla conclusione, neanche a dirlo, Thomas Canete, il capocannoniere della Serie Gold, realizza il primo gol quindi della sfida per il Fondi. Thomas Canete dall'attacca dei 7 metri rimette a meno 1 il Fondi, 2-1 il punteggio, e può riprendere a giocare il Campus Italia. Parecchi errori da l'una e dall'altra parte in avvio di questa sfida. Viene fermato il tempo, bisogna probabilmente asciugare o sostituire il pallone di gioco. Vedremo un po' quale sarà la decisione da parte dei due direttori di gara. Si può riprendere, quindi c'è stato un cambio proprio di pallone. Può ripartire quindi il Campus Italia a giocare palla sul vantaggio di una rete in proprio favore, 2-1 il punteggio. Manojlovic per De Angelis, De Angelis in palleggio, lo scarico per Gian Bartolomei, quindi Zanon, ancora Gian Bartolomei per Manojlovic, che si accentra, prova a dar palla al pivot, ma non c'è lo scambio preciso perché c'è un contatto precedente, aveva provato a servire proprio Rossi, che riprende il gioco per Zanon, tiro, ancora una respinta da parte di Garcia, che si fa trovare pronto sulla linea di porta, non muta il risultato, 2-1, soltanto 3 reti nei primi 7 minuti e mezzo di questa prima frazione, punteggio sicuramente molto basso, con due squadre che provengono nello scorso turno da due sconfitte, con la Banca Popolare Fondi che ha perso in casa contro il Conversano per 17-27, primo tempo 9-11, ancora una volta Canete per il Fondi come miglior realizzatore con 11 reti. Intanto la conclusione, il tiro e il gol, gol messo a segno proprio dalla formazione laziale ad opera del numero 10 Vanoli, anche lui argentino, prima rete per lui, e c'è subito la pronta risposta di Manojlovic al secondo centro in questa sfida, gol che rimette sul più 1 subito il Campus, 3-2, c'è la respinta ma si può riprendere a giocare con il possesso di palla per il Fondi. Dicevamo, l'ultima sfida di campionato, quella dello scorso turno con la formazione del Fondi battuto in casa dal Conversano 17-27, primo tempo 9-11, miglior realizzatore Canete con 11 reti, neanche a dirlo per il Fondi, dall'altra parte Marrocchi con 8 reti. Intanto non va questa conclusione per il Campus, invece nell'ultimo turno sconfitta sul difficile campo di Merano 39-34, primo tempo 17-18 con il Campus che l'aveva chiuso in vantaggio di una rete, buona prestazione soprattutto nel corso della prima frazione di gioco al Palasport Wolf di Merano, poi però nel secondo tempo ha avuto la meglio proprio il Merano, 39-34, miglior realizzatore per il Merano Prantener con 9 reti, dall'altra parte Manojlovic con 10 centri all'attivo nel corso proprio della sfida dell'ultimo turno. Avevo detto in apertura di telecronaca come il Campus non vince praticamente da un intero girone, ma ha anche conquistato tre pari, ricordando che tra l'altro gli obiettivi del Campus sono sicuramente differenti rispetto a tutti quelli che possono avere le altre formazioni, perché è una squadra che non fa classifica, l'anno prossimo parteciperà alla istituenda seconda serie nazionale, alla Serie A2 Silver, alla Serie A Silver, e in già certa di partecipare a quella categoria. È chiaro quindi che gioca con obiettivi diversi, cioè di crescita, di maturazione, di costruzione, rispetto invece agli obiettivi che possono essere quelli di una normale squadra di club come il Fondi, che mira a salvarsi in questa massima serie. Attualmente quintultimo, ma lo ricordiamo, c'è il Campus che è penultimo, e quindi le ultime quattro, escluso il Campus, vanno ai playout. In questo momento quindi il Fondi andrebbe alla post season per giocarsi la salvezza e non ritrovare il Campus proprio nella seconda serie nazionale l'anno prossimo. Manojlovic intanto al terzo centro personale,
siamo con il punteggio che è di 4-2 in favore del Campus Italia, più 2 quindi in favore del team di casa, con Manojlovic che già ha messo 3 timbri in avvia di questa sfida contro la formazione del Fondi. Diciamo che il Fondi invece l'ultima vittoria l'ha ottenuta la 18ª giornata, quindi qualche settimana fa, esattamente il 28 gennaio, quasi un mese fa, vincendo in casa contro il Rubiera per 31-23, era la quinta giornata di ritorno, 18ª del computo totale. Intanto il Fondi va a realizzare gol, quindi messo a segno dal numero 38 Arena, per lui primo centro in questa sfida, primo gol quindi anche per Luigi Arena, che è uno dei pochi volti nuovi di questa formazione, che ha mantenuto l'ossatura della squadra che nella passata annata ha vinto il campionato di Serie A2, anzi ha vinto i playoff, era arrivata prima proprio nel girone C del campionato di Serie A2, poi aveva partecipato ai playoff vincendo i playoff e quindi salendo della massima serie, tra l'altro è anche la detentrice della Coppa Italia di Serie A2, titolo che ha vinto proprio nella finale proprio dei playoff della Serie A2. Tra l'altro è tornato in massima serie dopo una sola stagione, visto che era retrocessa 2 anni fa della seconda serie nazionale, con un Fondi che nella sua storia la massima serie l'ha conosciuta soltanto per la prima volta nel 2010-2011, l'ha mantenuta per parecchie annate. Intanto c'è il gol proprio realizzato dal Fondi, ancora da parte di Arena, il secondo centro personale in questa sfida. Dicevamo, l'ha persa soltanto la massima serie della stagione 2017-2018 retrocedendo, ma poi fu ripescata e l'anno dopo si ritrovò un'altra volta in Serie A1. L'aveva persa quindi soltanto la stagione 2020-21, quando era arrivata 14ª nella Serie A1 retrocedendo in Serie A2, con il pronto riscatto l'anno successivo e il ritorno quindi nella massima serie. Fondi che come migliori risultati della propria storia ha ottenuto 2 sesti posti. Tanto il gol sul primo palo di Tommaso De Angelis al primo centro in questa sfida. Diciamo, i 2 migliori risultati della propria storia, il Fondi li ha ottenuti nella stagione 2013-2014 e 2014-2015, quando nei playoff scudetto si è classificata 6ª. In quelle annate c'era una Serie A1 prima divisione nazionale che era divisa territorialmente su 3 gironi, quindi era arrivata il primo anno seconda del girone C e il secondo anno altrettanto seconda del girone C, per poi arrivare 6ª dopo i playoff incrociati con delle altre squadre migliori classificate degli altri gironi. Riparte comunque il Campus, torniamo all'attualità, in questo caso con le azioni di gioco del Campus, con la conclusione di Manojlovic, palla che termina abbondantemente tra le braccia proprio dell'estremo difensore del Fondi, esattamente l'italo-argentino Facundo Garcia, che è andato a respingere. Può riprendere quindi la formazione del Fondi, 5-4 il punteggio, più 1 per il Campus, sempre in vantaggio al massimo di 2 reti nel corso di questo avvio di gara. La conclusione, il tiro ed il gol che è da attribuire al numero 14 Canete, al secondo centro, primo dal campo dopo il rigore realizzato proprio in avvio di sfida. Un gol che rimette in parità la sfida, 5-5 dopo praticamente un primo quarto di gara in archivio. 5-5 dopo 14 minuti e 36 secondi in questo istante giocati. Manojlovic, ancora Manojlovic al tiro, bordata e gol numero 4 per Cristian Manojlovic, vero mattatore in avvio di questa sfida. 4 gol su 6 del Campus portano la sua firma. Dalla parte opposta si fa trovare prontissimo in prima battuta Scarcelli e poi c'è sulla ribattuta il gol realizzato da Miceli, l'ala sinistra del Fondi. Primo gol anche per il vice capitano della Banca Popolare Fondi, Alessio Miceli.
Situazione quindi di parità 6 a 6 con i Fondi che ritrova il pari dopo un po' di tempo. Se non vado errato, se non ricordo male, l'unico pari è stato lo 0 a 0 iniziale, perché poi è stato sempre avanti il Campus di 1-2 gol. Manojlovic, Vierer prova l'uno contro uno, lo scarico per l'ala, esattamente fragnito, ma è ancora il Campus che prova a portarsi in fase avanzata. C'è il recupero da parte della Fondi che può riproporsi quindi in fase di gioco offensiva con Frey. Quindi ancora Frey, lo scarico, c'è la marcatura rigida su Canete operata da Dello Vicario. Riprende quindi Vanoli per Canete, ancora Canete, Speranza, giro palla per la formazione del Fondi, palla per l'ala che si accentra, quindi il taglio, palla al centro per il pivot, un'azione molto elaborata con il recupero da parte del Campus che invece al contrario prova una ripartenza veloce che però non si chiude con il recupero da parte del Fondi che può quindi riproporsi. Errori dall'una e dall'altra parte, si resta in parità 6 a 6 il punteggio. Tanto esce Claudicante, Luigi Arena leggermente zoppicante, vediamo che non si tratti nulla di grave per il giocatore del Fondi, Luigi Arena. Riparte quindi il Fondi con Canete, lo scambio, ancora manovra i giocatori del Campus, ancora il possesso di palla, Vanoli, Canete, palla ancora per Canete, Canete, Vanoli, lo scarico per il pivot, il tiro ed il gol quindi realizzato da Speranza, primo gol per il pivot Giuseppe Speranza. E dalla parte opposta ci pensa Fragnito a rimettere in parità le sorti del match, 7 a 7 il punteggio. Riparte quindi la formazione del Fondi con Vanoli, Frau, ancora Vanoli, Frey, Vanoli, si accentra quindi Canete che va alla conclusione dal gol. Gol numero 3 per Thomas Canete, che è arrivato a quota 210 in fatto di gol nella massima serie in questa annata, ma c'è la pronta risposta ancora una volta di Lorenzo Fragnito, l'ala destra del Campus Italia, al secondo centro consecutivo in questa sfida. Gol che rimette in parità il punteggio 8 a 8 dopo il primo vantaggio del Fondi. Ora siamo nuovamente in parità con Vanoli in palleggio, Canete, ancora Canete, lo scarico per Frey, poi palla per l'ala e si accentra il tiro sul primo palo ed il gol che quindi è da attribuire a Daniele De Luca, primo gol per l'ala destra del Fondi. Dalla parte opposta c'è il contatto, ci saranno i 2 minuti e in effetti così è, quindi 2 minuti per Speranza e tiro di rigore per il Campus Italia. Prima esclusione per 2 minuti della gara, superiorità numerica per il Campus Italia che ha anche la possibilità di rimettersi quindi subito in corsa e ritrovare il pari con Tommaso De Angelis dall'attacca dei 7 metri. La finta di De Angelis, tiro che va a piegare le mani dell'estremo difensore del Fondi, secondo gol in questa sfida per Tommaso De Angelis e nuova parità 9 a 9 il punteggio. Riparte quindi il Fondi, palla per Frey, ancora il passaggio di torno per Frey ma non si chiude l'azione, recupera Fragnito,
importante questo suo recupero in fase difensiva. Fragnito si è fatto trovare pronto al tiro in un paio di occasioni dall'ala consecutive. Può ripartire intanto Manojlovic per Battaglia. Ancora Manojlovic. Battaglia. C'è l'infrazione da parte di Battaglia. Può ripartire quindi il Fondi a giocar palla. Situazione di parità, 9-9 il punteggio. Manovre fra i Vanoli, Canete, Vanoli, Frai, Vanoli, ancora il giro palla per De Luca, quindi Vanoli, il taglio al centro per Canete, ancora il passaggio di ritorno per Vanoli che viene chiuso, si riparte ancora da 9 metri. Ancora Vanoli per Canete, Vanoli, lo scarico per Canete, tiro e gol da parte dell'argentino. Al quarto gol in questa sfida, gol che riporta sul più uno il Fondi, 10-9 il punteggio, ma c'è subito il gol del pari dalla parte opposta. Viene fermato il gioco per soccorrere l'atleta del Campus Italia che è stata a terra dopo la conclusione. Si tratta di Manojlovic che quindi ha realizzato il suo quinto gol in questa gara. Situazione di parità 10-10. È bella anche la sfida a distanza tra Canete da una parte e Manojlovic dall'altra, con Canete che ha realizzato 4 gol fino ad ora, Manojlovic ne ha realizzati 5 e nella classifica dei marcatori Canete è primo con 207 reti prima di questa gara, adesso è a 211, quindi con le 4 reti realizzate, e terzo è Cristian Manojlovic con 136 più le 5 reti fino ad ora realizzate, sono 141 ed è, lo ricordiamo ancora una volta, il miglior italiano nella classifica dei migliori realizzatori della Serie A Gold di pallamano. Non a caso, insomma, è tra i convocati a dispetto della sua giovane età proprio con la nazionale senior che affronterà il 9 ed il 12 marzo la Lettonia tra Pescara e Valmeria. Intanto c'è il gol del Fondi, gol di Vanoli per l'esattezza. Annotiamo il secondo centro personale per Federico Vanoli, italo-argentino anche lui. Può ripartire quindi il Campus Italia con un gol da recuperare. 10-11 il punteggio in favore del Fondi, gara sostanzialmente equilibrata con il Campus che ha avuto al massimo 2 gol di vantaggio, il Fondi invece, soprattutto in questa parte finale di prima frazione, ha raggiunto il più uno in qualche occasione. Manojlovic, finta in sottomano, ancora in possesso di palla, l'apertura per Zanon che va allo scalare, bella palla questa per il compagno di squadra Fragnito che non fa 3 su 3 perché aveva già segnato 2 gol su 2 dall'ala, in questo caso la sua conclusione termina fuori. Bella comunque l'azione e soprattutto l'apertura da parte di Manojlovic con lo scalare verso l'ala, con la conclusione finale proprio dello stesso Fragnito che però è apparso un po' fuori misura terminando fuori dallo specchio della porta. Si resta sul più uno Fondi, 11-10 per la formazione laziale. Viene fermato il tempo, c'è il time out chiesto da Giacinto De Santis che vuole parlarci su, richiama i suoi in panca proprio per i consigli del caso, sul più uno per il Fondi e possesso di palla per il Fondi quando mancano circa 7 minuti e mezzo all'intervallo, 10-11 il punteggio, i realizzatori fino ad ora per il Campus 5 reti Manojlovic, 2 per De Angelis e Fragnito ed 1 per Zanon, a parte opposta invece 4 reti per Canete, 2 a testa per Vanoli ed Arena, un gol per uno per Miceli, De Luca e Speranza. 10-11 quindi il punteggio, più uno in favore del team ospite. Gara comunque sostanzialmente equilibrata, godibile, qualche errore di troppo da l'una e dall'altra parte, anche il punteggio non è altissimo, anche se nell'ultima fase di gioco, insomma negli ultimi 5-10 minuti si è un po'
alzata la media dei gol realizzati, ma insomma siamo sul 10-11. Adesso insomma le squadre hanno cominciato un po' di più a segnare dopo la fase iniziale di gara. Più uno quindi in favore degli ospiti, che hanno il possesso di palla e possono riprendere quindi a girare il pallone. Speranza quindi per Frai, ancora Frai per Speranza, c'è il giro palla da parte dei giocatori del Fondi, quindi l'apertura, il taglio ancora per Frai che cerca di trovare il varco giusto e lo trova per Frai, il tunisino della formazione del Fondi. È il primo gol di questa sfida ed è il primo doppio vantaggio questo della gara per il Fondi sul 10-12, primo doppio vantaggio dopo 23 minuti di gioco, dopo che in avvio di gara il Campus ha avuto in più di un'occasione il più 2. Palla per il pivot, non si chiude l'azione, ha giocato con l'extra player il Campus, ma il pallone è buttato verso la porta vuota, non termina la sua corsa nello specchio di porta, quindi si resta sul 10-12, più 2 sempre in favore del Fondi. Può riprendere Manojlovic, ancora Manojlovic quindi in palleggio. Palla quindi per Manojlovic, quindi Deruvo, Zanon, ancora Deruvo, Rossi esce fuori dal blocco, poi Manojlovic, Murata la conclusione, recupera Fragnito, quindi Zanon, ancora girano palla i giocatori del Campus, al centro per Manojlovic, il taglio per Zanon, fa finta di caricare il tiro, poi scarica per Manojlovic, palla per il pivot, il tiro ed il gol, gol realizzato quindi da Rossi, primo centro per il pivot ex Benevento Ivano Rossi, e gol che rimette sul meno 1 il Campus, 11-12 in favore della squadra che è in possesso di palla, che è il Fondi. Riparte proprio Canete, Canete per Frai, quindi Canete, lo scambio con El Sabà, poi ancora il tiro ed il gol che porta la firma di Federico Vanoli, terzo centro per l'italo-argentino Manojlovic, bordata dalla parte opposta, sesto centro per Manojlovic e nuovo meno uno. Riprende quindi il Fondi a girare palla in fase di attacco. La partita fino ad ora sta dando l'idea di una gara incerta, equilibrata, con insomma due squadre che sono state fino ad ora divise al massimo da due lunghezze, più due da una parte e più due dall'altra, quindi nell'arco di questo piccolo divario si è sempre giocato il punteggio di questa gara. La respinta da parte di Scarcelli e quindi riprende Deruvo il possesso di palla, ancora Deruvo per Manojlovic, dalla parte opposta per Zanon, quindi ancora Manojlovic, elevazione, tiro, questa volta è pronto Garcia a rispondere, ma il pallone è ancora per il Campus con Manojlovic, Campus che ha il pallone del possibile pari. Entra intanto Lubinati in porta per il Campus Italia e Trillini chiama timeout. Squadre che tornano quindi in panchina, ci vuol parlare su Riccardo Trillini richiamando proprio i suoi atleti in panchina, darà indicazioni su come gestire questo attacco che potrebbe portare alla pari. Siamo sul più uno Fondi, 12-13 il punteggio, quando mancano poco più di 4 minuti al termine della prima frazione. Squadre quindi presso le rispettive panchine, sul punteggio di 12 Campus Italia, 13 Banca Popolare Fondi, più uno quindi in favore del team ospite. Esaurito il timeout con il Campus che torna quindi in campo, lo fa ora anche il Fondi. Palla in attacco per il Campus che aveva chiesto timeout e con un gol da recuperare per la formazione del duo Trillini-Maione.
si attende il fischio arbitrale, lo ricordiamo, del duo Dionisi e Maccarone. Quindi parte con Manojlovic, Zanon, ancora Manojlovic, Deruvo per Manojlovic, in palleggio esce Rossi dal blocco, quindi Zanon, Manojlovic prova la penetrazione, la trova e trova anche la rete, la settima rete personale per l'esattezza, settimo gol in questa sfida, quindi per Manojlovic è parità 13-13, nuova parità quindi nel punteggio. Riparte quindi la Fondi, Canete, De Luca, ancora il possesso di palla, recupera il pallone il Campus, in velocità palla per Cioni, quindi Manojlovic, un'autostrada, ma c'è la respinta di Garcia che si fa trovare pronto con Manojlovic a tu per tu con l'estremo difensore del Fondi. Riprende quindi Deruvo, Manojlovic per Zanon, sciupa la palla del possibile vantaggio quindi il Campus quando mancano 3 minuti all'intervallo. Rossi, fragnito quindi Zanon, poi Deruvo, ancora Manojlovic in palleggio, si accentra, lo scarico quindi per Deruvo, finta il tiro, va l'apertura quindi per Zanon, ancora Zanon, si accentra, lo scarico per Manojlovic, buona la difesa del Fondi, molto aggressiva sui portatori di palle, soprattutto sui tiratori scelti. Viene fermato il tempo, bisogna asciugare il parquet quando mancano poco più di 2 minuti e mezzo all'intervallo, 2 minuti e 39 secondi all'intervallo per l'esattezza, segna il tabellone luminoso del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Si potrà riprendere quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri sul punteggio di 13-13. Zanon, il tiro, termina alta la conclusione. Può ripartire quindi il Fondi. Riprende quindi Vanoli in posizione di centrale, scambia con Canete, terzino sinistro, quindi De Luca, ancora De Luca, Vanoli, Vanoli in palleggio, lo scarico per il pivot, palla che viene recuperata dal Campus, con un po' troppo di fretta va al rilancio, o meglio di imprecisione, Lubinati, la palla termina fuori, ma c'è a terra il pivot italo-egiziano Adel El Sabak, che si rialza, nulla di grave per lui, si può riprendere con il possesso di palla che per il Fondi dopo il rilancio effettuato con poca precisione da parte di Lubinati, quindi si può riprendere con la rimessa in favore del Fondi. 13-13 il punteggio, riparte la formazione allenata da Giacinto De Santis, fermata ancora il tempo perché bisogna asciugare il parquet all'altezza quasi della tra i 6 e i 9 metri, siamo sui 7 metri più o meno dove è bagnato diciamo il parquet, asciugato quindi il parquet, si può riprendere a giocare con meno di 2 minuti all'intervallo e situazione di parità 13-13, gara equilibrata. Canete scambia quindi con De Luca, ancora Canete, va l'uno contro uno, poi lo scarico, l'apertura per l'ala, la conclusione dall'ala e blocca il pallone Lubinati che subito ripropone per Zanon, ancora Zanon per Manojlovic di forza, ma non viene convalidata la rete per l'infrazione da parte del giocatore del Campus. Frai dalla parte opposta, tiro e gol dal possibile più uno per il Campus, si torna sul più uno per il Fondi, 13-14 il punteggio. Riprende quindi Manojlovic, Manojlovic, Zanon, Manojlovic, ancora Zanon, Manojlovic, Manojlovic, palla quindi per Zanon,
ancora Zanon, Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, Zanon. Zanon si accentra, va al tiro, toccato al momento del tiro, si riparte quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri con 30 secondi ancora da spendere in attacco, ma c'è passivo, quindi dovrà tirare sicuramente molto prima dei 30 secondi. Manojlovic che si prende la responsabilità, viene bloccato ancora una volta, si riparte ancora dai 9 metri sul più 1 per il Fondi. Manojlovic, elevazione, tiro e gol, parità, ottavo gol per Christian Manojlovic. Pochi secondi all'intervallo, si riparte, andrà alla conclusione finale il Fondi, ci prova in questo istante, fischio arbitrale, viene bloccato per il braccio, si ripartirà con un tiro franco dai 9 metri a tempo scaduto. Conclusione finale di questa prima frazione sul punteggio di 14-14. 14-14 e tiro franco finale in favore del Fondi con Canete. Il tiro di Canete, palla che passa ma si fa trovare molto pronto Lubinati che va a respingere, si va quindi all'intervallo sul 14-14 che rispecchia pienamente l'andamento della prima frazione di gioco con le squadre divise al massimo di due lunghezze dall'una e dall'altra parte. Gara equilibrata, molti errori ma gara sicuramente godibile, soprattutto perché il punteggio è incerto, insomma. Gara da seguire tutta nei secondi 30 minuti che andremo a seguire tra poco. Noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi.
Italia, Banca Popolare Fondi, gara amorevole per la 23esima giornata, decima di ritorno del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Prima frazione di gioco che si è chiusa sul 14-14, squadre sempre vicine nel punteggio, massimo vantaggio di due reti per l'una o per l'altra squadra. Insomma, questo lascia ben capire come sia stata equilibrata la prima frazione di gioco, con un secondo tempo che si preannuncia altrettanto interessante, considerato insomma che i punti sono importanti in classifica per i fondi, ma i giovani ragazzi del duo Trillini-Maione ci tengono a fare bella figura, a conquistare punti ed esperienza in questo massimo campionato di pallamano. Canete intanto in gol riporta in vantaggio la formazione laziale. Manojlovic, ottima giocata per Manojlovic che trova il nono centro. 9 gol per Cristian Manojlovic, di nuova parità, praticamente dei 15 gol del campus 9 ne messi a segno proprio Cristian Manojlovic. Dall'altra parte è Canete, il mattatore, con 5 reti all'attivo. C'è un contatto di piede da parte di un giocatore del Fondi e può ripartire proprio Manojlovic in palleggio. Manojlovic, lo scarico per Wierer, l'elevazione del tiro, c'è il contatto e l'infrazione combinata proprio al giocatore del Campus Italia, e quindi riparte il Fondi. Situazione ancora di parità, quindi 15-15 il punteggio. Manovra la formazione laziale, ancora il possesso di palla con Canete, tiro e gol, sesto gol per Thomas Canete, e torna sul più uno Fondi. Dalla parte opposta è De Angelis che segna per De Angelis, terzo gol in questa sfida. Nuova parità, botta e risposta da l'una e dall'altra parte, si va avanti su binari di equilibrio. 16-16 il punteggio. Ricordo la classifica prima di questa giornata, partendo dal basso abbiamo Romagna 4 punti, Campus Italia 5, Secchia Rubiera 6, Carpi 7, Banca Popolare Fondi 12 e Albatro 15, quindi 3 i punti di ritardo fuori dalla zona playout per il Fondi, con il Campus che trova il gol ancora con Tommaso De Angelis al quarto centro personale. Impatta bene con questo inizio di secondo tempo Tommaso De Angelis, due gol per lui che permettono al Campus Italia di riportarsi sul più uno. Nuova parità, ancora Canete in gol. Per Canete il settimo centro, 17-17 il punteggio. Può riprendere quindi a girar palla la formazione del Fondi con Canete, quindi Speranza, ancora Speranza, Canete, Speranza, sempre Canete in possesso di palla, lo scarico quindi, palla che sfugge via e recupero quindi per il Campus. Non va il taglio di Wierer per Manojlovic che era lanciato in avanti, palla che viene quindi restituita praticamente al Fondi che ha un ulteriore attacco sul punteggio in parità 17-17. Riprende quindi Speranza per Canete, Canete fra i per Canete, il tiro di Canete, il gol, ottavo centro per Canete. Sta salendo in cattedra in questo secondo tempo Canete, ottavo centro per Canete, miglior realizzatore della gara è Manojlovic con 9. Bella sfida a distanza tra il primo ed il terzo cannoniere del campionato di Serie A Gold. Manojlovic quindi in possesso di palla per Zanon, ancora Manojlovic, Zanon, Deruvo, Zanon, De Angelis si accentra, taglia per Manojlovic, la finta, Zanon, la conclusione, palla respinta. Può riprendere quindi il Fondi a giocare palla.
Manovra quindi Canete. ...17-18 il punteggio in favore del Fondi. Ancora Canete in possesso di palla. Scambia con Frai. C'è l'infrazione. Riprende quindi il campus con Zanon. Tiro e gol di Zanon. Secondo centro per Marco Zanon. Nuova parità 18-18. Canete quindi per Frai. Ancora Canete. Speranza. Canete. Frai. Ancora Canete. Frai. Al centro il tiro, la respinta sulla conclusione di El Sabah, ma c'è il tiro di rigore per il contatto sul pivot italo-egiziano del Fondi. Tiro di rigore affidato proprio alle mani di Thomas Canete. Bisogna prima asciugare il parquet. Situazione di parità e tiro di rigore per il Fondi, che ha la possibilità di ritrovare il più uno. La finta, ancora Canete, tiro e gol di Canete. 2-2 per lui dall'attacca dei 7 metri, nono centro personale, raggiunge proprio Manojlovic a quota 9. Ricordando tra l'altro che nella gara di andata Canete segnò ben 15 gol, Manojlovic soltanto 4, il miglior realizzatore del campus fu De Angelis con 8. Proprio De Angelis ora in possesso di palla per Deruvo. Il tiro di Deruvo e il gol. Primo centro per Federico Deruvo, che trova il gol numero 50 nella massima serie. Gol personale naturalmente numero 50. Riprende Canete. Ancora Canete per Speranza. Speranza per Canete. Frai trova il varco giusto, ma c'è lì lo sfondamento, quindi ripresa del gioco per il campus in situazione di parità 19-19. Possesso di palla per il campus con Manojlovic, tiro e gol, doppia cifra per Manojlovic, decimo gol e vantaggio campus 20-19. Speranza, Canete, Frai, Canete, Speranza, Canete, Frai, ancora Frai. Si riparte quindi a 9 metri, palla per Canete. Ancora Canete. Tiro e gol di Canete. Dalla parte opposta ci pensa De Angelis. Per De Angelis è il quinto gol. Canete anche lui in doppia cifra, quota 10. ...21-20 il punteggio. Canete, Vanoli, Canete, Frai, Canete, ancora giro palla per il Fondi, va Canete, ancora il gol, undicesimo gol per Thomas Canete. E nuova parità, quindi De Angelis, ancora De Angelis per Manojlovic, Deruvo, Deruvo, il tiro, fischio arbitrale, si riparte ancora da 9 metri, viene fermato il tempo, resta a terra il portiere del Fondi, Garcia. Bisogna attendere di verificare le condizioni proprio dell'estremo difensore italo-argentino Facundo Garcia, che si rialza, quindi nulla di grave per lui, ma si riprenderà con il possesso di palla per il Campus Italia dall'arco tratteggiato dei 9 metri sul punteggio di parità 21-21. Si riprende proprio con Manojlovic. Manojlovic prova a scavalcare, non vi riesce, ancora Deruvo,
Il taglio per Zanon che si accentra, tiro e gol di Zanon. Terzo centro per Marco Zanon. E nuovo più uno per il campus, 22-21. Canete, ancora Canete, lo scambio con Vanoli, Canete, giro palla per il Fondi, manovra ancora quindi la formazione allenata da De Santis, sfugge via il pallone, si lotta per riconquistare la sfera, la meglio il Fondi che riparte con Miceli, c'è il time out, ci vuol parlare su Giacinto De Santis, richiami suoi in panca sulla situazione di 22-21 in favore del Campus Italia, quando ormai mando in archivio i primi due terzi di gara, siamo quasi al decimo minuto del corso della ripresa, 9 minuti e 22 secondi in archivio in questo secondo tempo, più uno per il Campus, 22-21, ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori per il Campus Italia, 10 reti per Manojlovic, 5 per De Angelis, 3 per Zanon, 2 per Fragnito, 1 per Rossi e Deruvo. Per il Fondi invece 11 reti per Canete, 3 per Vanoli, 2 per Arena e Frai, 1 a testa per Miceli, De Luca e Speranza. 22-21 il punteggio, più 1, ultimi 20 minuti o poco più di gioco, tutti da seguire, considerando soprattutto l'equilibrio che c'è stato per tutti i minuti fino ad ora disputati. Gara che probabilmente si potrebbe anche decidere nei secondi finali, considerando un po' l'andamento di questa sfida. Più uno per il Campus, 22-21 e possesso di palla per il Fondi. Si riprende da Vanoli quindi, ma bisogna attendere ancora il fischio arbitrale. Lo ricordiamo, sfida diretta dal duo Dionisi e Maccarone. Canete, ancora Vanoli, Vanoli, Canete, il taglio, palla per l'ala che viene chiusa, quindi si riparte ancora da Canete per Vanoli. Vanoli si accentra, lo scarico, il tiro ed il gol messo a segno da Frai, terza rete per il tunisino del Fondi. E nuova parità, 22-22, De Angelis per Deruvo, quindi Manojlovic, tiro e gol sotto al 7. Undicesimo centro anche per Manojlovic. Bella questa sfida a distanza tra Canete e Manojlovic, 11 gol a testa per loro. Praticamente il 50% dei gol segnati fino ad ora, perché il punteggio è di 23-22. Di questi 55 gol, 22 sono stati segnati soltanto da due atleti, Canete e Manojlovic. Gol del Fondi intanto, con la rete da attribuire a Frai, quarto gol per il tunisino. E nuova parità, 23-23. Si riparte da Deruvo per Manojlovic, quindi ancora Deruvo, Zanon, Manojlovic, Zanon, Deruvo, Deruvo in palleggio per Zanon, si accentra, quindi Manojlovic, tiro e gol, ancora un gol per Manojlovic, dodicesimo centro per Christian Manojlovic. Si torna sul più uno, 24-23 il punteggio in favore del Campus Italia. Vanoli per Frai, Vanoli, Canete, Canete, Frai, Canete, quindi Vanoli, c'è la marcatura su di lui, provano a girarsi i giocatori della Fondi. Difende molto bene il Campus in questa fase, Vanoli per il pivot, il tiro, la conclusione ed il gol realizzato da El Sabà. Primo gol per il pivot italo-egiziano del Fondi. E nuova parità, 24-24, con Manojlovic che scambia con Zanon, ancora Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, Zanon, quindi Manojlovic, ancora il possesso di palla per Zanon,
Deruvo. Manojlovic sfugge via il pallone, palla quindi recuperata dalla Fondi che può ripartire con Canete. Vanoli, ancora Canete. Fra i Canete c'è il giro palla da parte dei giocatori della Fondi, manovrano ancora gli atleti allenati da Giacinto De Santis. Quindi Canete per Frai, il palleggio di Frai, poi lo scarico per Canete, elevazione, tiro e gol di Canete, dodicesimo centro anche per Thomas Canete. Sia Manojlovic che Canete sono a quota 12, il punteggio vede avanti il campus, anzi no, è di 24 a 24, quindi situazione che praticamente siamo al 50%, nel senso che i due giocatori in tandem hanno segnato il 50% delle reti, 12 reti a testa, con il punteggio che vede Fondi avanti di un gol, 24 a 25. Canete, Vanoli, ancora Vanoli per Canete, sottomano ed il gol, tredicesimo centro per Thomas Canete. Prova ora ad allungare il Fondi, c'è il fischio arbitrale, palla recuperata dal campus, momento importante questa della sfida. Si riprende quindi con il Fondi in possesso di palla. Ancora il palleggio, il tiro ed il gol. Gol di Frai, quinto gol per il tunisino. 24 a 27, ancora in gol il campus con Manojlovic, tredicesimo centro. Si riprende quindi con Vanoli, intanto prova la mossa della 5 più 1 il campus e Trillini, intanto c'è il gol di Frai, sesto gol con Canete preso a uomo da De Angelis, ma allunga il Fondi con il gol che dalla parte opposta viene realizzato da Rossi per il campus, che rimette a stretto contatto la formazione allenata da Trillini e Maione. Situazione quindi di 26 a 28 con il tiro di un gol, 29esimo centro per il Fondi. Gara che si sta un po' velocizzando ora da l'una e dall'altra parte. De Angelis girella con palla che viene messa sotto al set. Per De Angelis è il gol numero 6. Gioco di polso per De Angelis, che è andato a girare il pallone e a metterlo proprio sotto al set. Canete. Vanoli. Vanoli, tiro, la respinta. C'è l'invasione da parte di El Sabà. Palla recuperata dal Fondi. E può ripartire quindi con il pallonetto e palla che termina in rete. Gol che viene realizzato a gioco fermo intanto. Manojlovic è a terra, si sta rialzando in questi istanti. Intanto l'ultimo gol del Fondi è ad opera di Daniele De Luca, terzo centro per lui. Viene chiesto quindi il time out dalla panchina del Campus Italia. Ci vuol parlare su Trillini, considerando che il Fondi sta provando a scappare via, anche se parliamo insomma di un minimo vantaggio, ma i minuti per poter recuperare cominciano a diminuire ed è importante non far scappare l'avversario proprio in questo momento della gara. 27 a 30 il punteggio. Quando
tre quarti di gara sono già abbondantemente in archivio. Mancano poco più di 13 minuti alla termine, 27 Campus Italia, 30 Banca Popolare Fondi, più 3 quindi nel favore degli ospiti. 3 i gol da recuperare per la formazione del Campus Italia, insomma, che è stata sempre a stretto contatto con il Fondi nel corso di questa sfida. Vedremo se avrà la forza di poter recuperare queste tre reti proprio in questa parte finale di gara. Consigli da parte di Trellini ai suoi atleti, rientrano in campo, intanto c'è il giallo a Trellini. Si può ripartire quindi con il possesso di palla in favore del Campus Italia. Riprende quindi Deruvo in palleggio. Ora ancora Zanon, Manojlovic, Deruvo, ancora Manojlovic, Rossi, quindi Deruvo. Lo scarico per Manojlovic, completamente fuori misura, la conclusione, sfugge via il pallone e possesso di palla quindi per il Fondi, che ha tre gol da gestire quando mancano 13 minuti alla termine. Tre gol sono pochissimi in 13 minuti, anche forse un po' fuori luogo dire gestire, però è chiaro che tre gol di vantaggio ci sono ed è chiaro che possono essere anche amministrati proprio dalla formazione del Fondi in ottica naturalmente di ulteriori gol da segnare. Palla che termina sopra trasversale, ma c'è il contatto e si va dai 7 metri, ci sono anche i 2 minuti. Si riparte dai 7 metri, 2 minuti per Manojlovic per l'esattezza. Prima esclusione per 2 minuti per Manojlovic, 13 reti per lui all'attivo. Canete ci prova dalla tacca dei 7 metri, 2 su 2 per lui dalla tacca dei 7 metri fino ad ora. Fischio arbitrale, parte Canete, tiro e gol, 3 su 3 e 14° gol per lui. Miglior realizzatore della gara, stacca Manojlovic che resta a quota 13 ed è fuori per 2 minuti in questa fase di gioco. Si riparte con l'extra player per il Campus Italia per ovviare all'esclusione per 2 minuti in fase di impostazione, ma non c'è il portiere in porta naturalmente. Quindi Gian Bartolomei per Deruvo, Gian Bartolomei, Rossi, Deruvo, Deruvo per Zanon, Zanon l'elevazione, lo scarico per Deruvo, ancora Gian Bartolomei che si accentra, Zanon si prende la responsabilità del tiro e trova il gol, quarto centro. Certo che mancando Manojlovic è proprio Zanon che deve prendersi la responsabilità del tiro nel ruolo di terzino, e lo ha fatto mettendo a segno il quarto gol personale che consente al Campus di rimettersi a meno 3. Ancora una parata, 28-31 il punteggio. Manovra il Fondi che trova il gol con Frai, settimo centro per Frai, nuovo più 4 per il Fondi. Fondi che prova quindi ad allungare, riprende Zanon per Fragnito, quindi Gian Bartolomei, De Angelis, Gian Bartolomei, Rossi, Zanon, lo scarico per Deruvo, la conclusione sporcata sulla conclusione di Deruvo, e può ripartire il Fondi che ha possibilità di allungare con Speranza che va a cogliere il palo, non c'era il portiere che stava rientrando in quell'istante e ha colto il palo, ha tirato sul palo più vicino proprio per cercare di non far arrivare il portiere che stava rientrando in, dalla panchina in precedente azione di extra player, ma la palla è terminata sul fallo. Intanto esauriti 2 minuti di esclusione per Manojlovic che rientra sul 40-20 del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti.
Situazione di 28-32, più 4 per gli ospiti che provano quindi ad allungare. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di gioco. Ancora Gian Bartolomei, Manojlovic, poi Deruvo. Tiro di rigore, difesa dentro. Tiro di rigore per il contatto su Deruvo. Si andrà quindi dai 7 metri. Meno di 10 minuti al termine. Più 4 per il Fondi. 27-31, Fondi che sta allungando in questi ultimi minuti di gioco, ha raggiunto in un paio di occasioni il più 4 sul 27-31 e sul 28-32. De Angelis dall'attacca dei 7 metri, la finta, ancora De Angelis, tiro e gol, 2 su 2 per De Angelis, settimo centro personale. Si riparte con Vanoli per Canete, ancora Canete, Frey, ancora Canete, Speranza, Frey, Vanoli, Canete, Frey, trova il varco ed il gol, Frey, Hamza Frey, tunisino, ottavo gol per lui. Sfugge via il pallone intanto, ripresa del gioco quindi che resta comunque in favore del campus in fase di attacco. Può riprendere quindi il campus a giocare palla con Dello Vicario, fischio arbitrale, bisogna asciugare il parquet. 4 gol di vantaggio per la formazione laziale, 29-33 il punteggio. Poco più di 8 minuti al termine, 29-33 il punteggio, ripresa del gioco in favore del Campus Italia in attacco. Manojlovic, Gian Bartolomei, quindi al centro, ottima giocata soprattutto di Deruvo con azione veloce e palla per Dello Vicario al primo centro in questa gara. 30-33, 3 gol di vantaggio per chi attacca. Per il campus ora è importante difendere bene e provare un po' a rimettersi a stretto contatto con la formazione laziale. Canete, El Sabà, Vanoli, Frey, tiro e gol di Frey, sta prendendo per mano ora in questa seconda fase di secondo tempo, sale a quota 9 in fatto di gol realizzati. 30-34 il punteggio, più 4 per gli ospiti che hanno un ulteriore possesso di palla in avanti. Canete, Vanoli, ancora Vanoli, Canete, Vanoli, palla che viene recuperata da Gian Bartolomei, quindi Manojlovic, taglio per De Angelis, tutto solo, tiro e gol di De Angelis, ottavo gol per De Angelis. Riprende quindi Canete in possesso di palla. Ancora la formazione laziale che ha da amministrare 3 gol di vantaggio, 31-34 il punteggio. Canete al centro, palla che viene recuperata, subito il lancio per De Angelis che controlla, ancora De Angelis, si accentra, il taglio per l'ala, un no look per l'ottimo lavoro con palla che però termina sulla sul legno traverso di Fragnito. Si resta quindi sul 31-34, più 3 per gli ospiti,
5 minuti e 40 secondi al termine, 3 gol di vantaggio per chi attacca con Vanoli, quindi Canete, Frai, Canete, Vanoli, Canete, ancora Canete per Vanoli, Canete, lo scambio con Vanoli, palla per l'ala, quindi il tiro ed il gol da parte dell'ala sinistra del Fondi. Miceli al secondo gol, Alessio Miceli da un'ala all'altra, questa volta però la conclusione di Fragnito non va, con la pronta risposta di Garcia si resta quindi sul 31-35, più 4 per il Fondi che ha un ulteriore pallone spendibile in fase di attacco. 5 minuti al termine, più 4 per chi attacca, 31-35. Canete, Vanoli, ancora Canete per Vanoli, Vanoli, tiro e gol per Vanoli, è il quarto centro e questo è il massimo vantaggio della partita per Fondi di 5 lunghezze, lo annotiamo, 31-36. Prova quindi ad allungare il Fondi, a far sua la partita, a conquistare i due punti che hanno un'importanza capitale in ottica salvezza per il Fondi, considerando che ha 3 punti di ritardo dall'Albatro, 3 punti da recuperare, 2 sta provando a recuperarli proprio questa sera, considerando anche che tanto la conclusione, palla respinta. Considerando anche che si deve ancora giocare lo scontro diretto tra le due squadre e si giocherà il 22 di marzo a Siracusa, quindi pure in trasferta ce l'ha lo scontro diretto in Fondi da giocare, sarà importante quindi cercare di far più punti possibili anche nelle altre gare, ricordando tra l'altro che il Fondi giocherà il prossimo turno in casa con il Carpi, che è un'altra, rappresenta un'altra partita sulla carta abbordabile, nel senso giocabile, non con le prime della classe per intenderci, e quindi potrebbe essere quello il momento importante per provare a lanciare l'assalto proprio alla formazione dell'Albatro, che invece giocherà a Merano nel prossimo turno. Campus Italia che invece giocherà sul campo del Secchia Rubiera per poi giocare nel turno successivo in casa contro il Romagna, ricordando comunque che adesso ci saranno 3 settimane di sosta proprio per gli impegni delle varie nazionali, ma soprattutto della nazionale senior, con la doppia sfida contro la Lettonia il 9 marzo a Pescara con inizio alle ore 16 al Pala Giovanni Paolo II e il 12 marzo a Valmiera alle ore 14:10, ricordando che è attiva la prevendita dei biglietti per la gara di Pescara sul sito Viva Ticket per poter assistere a questa sfida della nazionale italiana, tra le cui fila, tra i convocati, ci sono anche Manojlovic e De Angelis della Campus Italia, che tra l'altro questa sera fino ad ora in 2 hanno realizzato la bellezza di 21 gol, 13 per Manojlovic ed 8 per De Angelis. Quindi il campionato che si fermerà per 3 settimane si riprenderà il 18 di marzo con il Campus che giocherà sul campo del Rubiera, per poi nel turno infrasettimanale del 22 marzo il Campus giocare in casa contro il Romagna. Due gare abbordabili per il Campus Italia, che il Rubiera l'ha già sconfitto all'andata 32-23 e sul campo del Romagna ha già pareggiato 31-31. Gian Bartolomei intanto in rete, primo centro per l'ex giocatore del Camerano Gian Bartolomei, primo centro per lui, 32-36. Riprende quindi Vanoli, ancora Vanoli, possesso di palla sempre per la formazione del Fondi, avanti di 4 reti, 32-36, quando mancano meno di 3 minuti al termine. Fischio arbitrale. Si
può riprendere, quindi bisogna asciugare prima il parquet e poi si potrà riprendere con il possesso di palla per la formazione del Fondi. Ancora manovra il Fondi, palla recuperata De Angelis, quindi per Wierer, ancora Wierer, bloccato al momento del tiro, tiro di rigore in favore del Campus Italia. 2 minuti e 20 secondi al termine, 32 a 36 il punteggio. Si riparte quindi con la conclusione dai 7 metri in favore del Campus Italia, quando mancano poco più di 2 minuti al termine, 2 minuti e 15 secondi circa al termine della sfida. Più 4 in favore del Campus Italia, 32-36. Tommaso De Angelis dall'attacca dei 7 metri, la finta, De Angelis, tiro e gol per De Angelis, è il nono centro in questa gara e ha un 3 su 3 dall'attacca dei 7 metri. 33 a 36 quindi il punteggio. Può ripartire quindi Vanoli, ancora Vanoli in possesso di palla. Time out chiesto da De Sanctis, che richiama i suoi in panca per i consigli del caso sul 33-36 in favore degli ospiti. Ne approfittiamo per riepilogare anche i realizzatori fino ad ora di questa gara. Per il Campus Italia, la parte da Leoni l'hanno fatta Manojlovic con 13 centri e Tommaso De Angelis con 9. Poi troviamo con una rete De Ruvo, 4 Zanon, 1 Dello Vicario, 2 Fragnito, 1 Giambartolomei e 2 Rossi. Per la formazione del Fondi invece 14 reti per il capocannoniere del campionato di Serie A Gold, Thomas Canete, 14 reti per lui, dicevamo. Poi 9 reti per il tunisino Frey, 4 reti per l'argentino Vanoli, 3 reti per De Luca, 2 per Miceli, 1 per Speranza, 2 per Arena ed 1 per l'italo-egiziano El Sabak. Sul 33 a 36 in favore degli ospiti, con poco meno di 2 minuti al termine, possesso di palla per il Fondi, che insomma sta apprestando a conquistare un'importante vittoria in questo campionato, esattamente sarebbe la sesta di stagione. Palla che termina fuori, ripresa del gioco, ancora in fase di attacco quindi per il Fondi, sempre sul 33 a 36. Difesa un po' a tutto campo per il Campus in questi ultimi frangenti. Canete, De Angelis in marcatura, Canete, la palla respinta, recupera la sfera quindi il Campus, che ha un ulteriore attacco per provare a rientrare a stretto contatto con il Fondi. De Angelis troppo in profondità il lancio per il compagno di squadra Cioni. Ripresa del gioco quindi in favore del Fondi, 33-36, più 3 in favore del Fondi, che entra nell'ultimo minuto di gioco con 3 gol di vantaggio e quindi può festeggiare il 13° e 14° punto conquistato nella massima serie in questa stagione. Sale a quota 14 e lancia la sfida in questa parte finale dell'annata proprio all'Albatro per evitare la zona play out, ricordando che il Campus Italia l'anno prossimo parteciperà alla nuova seconda serie nazionale, la Serie A Silver, così come parteciperà anche la squadra perdente i play out a 4 per una retrocessione. Attualmente in zona play out ci sono Romagna, Secchia, Carpi e proprio Banca Popolare di Fondi. Si può riprendere dopo il problema fisico a Jacopo Cioni, che viene portato a spalla fuori dal 40x20 del centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti. Speriamo che non si tratti di nulla di grave per il giocatore del Campus Italia, il numero 7 Jacopo Cioni, classe 2005, alla sinistra, proveniente dall'Ambra di Poggio a Caiano. Quest'anno nella massima serie 17 gol per lui, l'anno scorso la prima esperienza con il Campus, 31 gol in Serie A2. Riprende il Fondi a giocare palla,
Ma ci si avvia ormai al suono della sirena che sta per concretizzarsi sul 33-36, palla recuperata, vediamo se c'è tempo per De Angelis per trovare il gol numero 34 che trova a 6 secondi dal termine, gol numero 34 quindi per il Campus e entra in doppia cifra anche Tommaso De Angelis con 10 reti all'attivo, punteggio finale quindi di 34-36 più 2 per il Fondi con negli ultimi 3 minuti di gioco praticamente il break è stato di 3-0 per il Campus dal 31-36 al 34-36, ha provato a crederci fino alla fine anche se alla fine ha avuto la meglio il Fondi che fa il paio questa sera anche con la gara di andata disputata il 5 novembre scorso quando però vinse nettamente 37-28 dopo un primo tempo altrettanto equilibrato come quello di oggi, si era chiuso su 16-13, oggi batte a Chieti al centro tecnico federale la casa della pallamano il Campus Italia per 36-34, primo tempo 14-14, ma è stata gara equilibrata e vera per tutti i 60 minuti di gioco, insomma complimenti ai vinti e ai vincitori insomma che ottengono due punti importanti in classifica. Direi che è proprio tutto con questa telecronaca. Andrea De Luisio vi ringrazia per la cortese attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la palla a mano sempre sugli schermi di Level Sport. Arrivederci e buon proseguimento di serata.